Sabato scorso all'Arena dell'Etna di Adrano il momento più gustoso di Aspettando il Carnevale, ovvero la sagra delle chiacchiere. A prepararle sul posto docenti e allievi del centro di formazione ARS. In tanti hanno poi assaggiato il dolce tipico del Carnevale. Le prime chiacchiere sono state afferrate da queste ragazze. Com'è? Come sono? Buone. Tu quale hai preso? Quella al cioccolato? Tu? Cioccolato. Tu quale hai preso? È normale. Sono buone queste chiacchiere? Sì. Questa signora ha preso le chiacchiere al pistacchio, come sono? Buonissime davvero, ma ci sono altri gusti che sono buoni pure. Vi auguro un buon carnevale a tutti. Quale hai preso tu? Ho preso bianca e normale, perché la classica sembra la migliore. Allora vediamo come nascono le chiacchiere, ci spiega il procedimento Marco Stella, docente dell'ARS. Allora abbiamo già l'impasto pronto. Sì, buonasera, stasera vi presenteremo le chiacchiere, una ricetta nostra dell'ARS. Oggi i ragazzi in laboratorio già hanno fatto una buona preparazione, dove, come potete vedere, questa chiacchiera così sottile, che quando l'andremo a friggere verranno tante bollicine fuori. Questo è grazie alla fermentazione che il vino che abbiamo aggiunto a contatto con il calore crea del vapore acqueo che gonfia, insomma, vengono fuori queste bollicine che ora vi faremo vedere come verrà fuori. Spieghiamo dove è stata immersa questa chiacchiera. Allora, noi cuociamo la chiacchiera come per tradizione nel grasso di maiale, ovvero lo strutto, che è il grasso per antonomasia usato per la chiacchiera e per i dolci di carnevale. Non può mancare appunto lo strutto, se no che dolce è? Dopo la quaresima non si mangeranno più queste lecconerie, allora fino all'ultimo ci dedichiamo a sfruttare questo strutto al massimo. Ecco, come potete vedere, queste sono le bollicine che si vanno a creare grazie anche al vino, in questa ricetta che è stata fatta, insomma, l'aggiunta del vino crea questo vapore acqueo che gonfia e viene poi alla fine bella croccante. Occorrono alcuni minuti, giusto? Sì, pochi minuti, diciamo, la chiacchiera già è pronta, bella e croccante, come potete vedere. Basta qua un paio di minuti e la chiacchiera già è pronta. Facciamo vedere quelle già pronte che sono state, ecco, preparate prima. Ne abbiamo di vari tipi. Noi già ci siamo portati avanti, i ragazzi hanno preparato già delle chiacchiere abbastanza sottili, lo vedete? Guardate quella sottigliezza che ha. Abbiamo fatto già un lavoro perché stasera appunto ci sarà molta gente. Questo è il prodotto finale, una chiacchiera croccantissima, vi faccio vedere anche il modo di come si spezza, croccantissima, leggera e buona come la nostra ricetta, non poteva mancare stasera. È già pronta la prima chiacchiera in diretta? Sì. Questa ne abbiamo cotta solo uno, giusto per fare vedere come la chiacchiera è già pronta. L'andiamo a scolare, assorbire l'olio e poi insaporire con dello zucchero a velo oppure sparso con del cioccolato fondente al latte, la classica diavolina messa sopra. Insomma, in tutti i modi, in tutti i gusti, l'importante è che la chiacchiera non manchi mai a carnevale. Altro docente dell'ARS, Alfio Crima. Allora prendiamo quella chiacchiera così vediamo il procedimento completo. Adesso cosa accade allora? La chiacchiera che ha fatto il nostro collega. Quelle sono le chiacchiere realizzate dai ragazzi stamattina, come diceva appunto Marco, e ora stiamo realizzando proprio qua davanti per far vedere proprio come vengono realizzate e prodotte le chiacchiere. Le chiacchiere, un'altra cosa importante da dire, è che nascono, diciamo, nel periodo romano, all'epoca romana, proprio ai tempi dei Saturnali, che è una festa simile al carnevale, dove la chiacchiera rappresentava, diciamo, l'eccellenza, quindi il lusso, e quando venivano fatte queste chiacchiere era come se, diciamo, il popolo affrontasse una ribellione, e così venivano fatte per strada dalla popolazione, diciamo, contadini, ecco, di basso ceto. E venivano fritte rigorosamente nello strutto, perché allora, diciamo, il grasso più utilizzato era lo strutto. Insomma, la chiacchiera, il dolce tipico di carnevale,
Vogliamo ricordare i diversi tipi che ci sono, abbiamo quello anche col cioccolato, pistacchio. Sì. Allora, ormai diciamo che come tutte le altre cose la cucina è molto rivisitata e quindi vengono fatte anche al pistacchio con il cioccolato bianco, noi le abbiamo realizzate con uno cioccolato fondente e poi abbiamo fatto anche questa variazione diciamo proprio all'interno dell'impasto che abbiamo aggiunto del cacao amaro, quindi abbiamo la ricetta come ha spiegato il collega Marco con del vino bianco e poi abbiamo aggiunto del cacao per rendere diverso il colore, ma è anche importante dire che anche il sapore cambia, c'è un retrogusto proprio di un po' di amaro, quindi al cacao.